presidente del Consiglio Comunale, nonché il leader del PD qui a Casalnuovo di Napoli, il nostro Giovanni Nappi. Eccoci qua, grazie, grazie a tutti quanti voi. Facciamo un'altra cosa che insieme anche a Mario abbiamo lanciato qualche mese fa. C'è un bel progetto sempre relativamente alla cultura e alla nostra volontà, al nostro desiderio di riscattare questa città. E il progetto è il premio letterario Una città che scrive. Noi abbiamo un nostro amico, un attore di Gomorra seconda serie, Lelluccio, che dopo faremo salire sul palco, e lanciamo il premio letterario. Il premio letterario, il primo premio letterario Una città che scrive, dico solo io due parole, la possibilità di scrivere poesie e racconti, per qualcuno che non abbia ancora avuto modo di guardare il Gazebo, c'è Gazebo con la nostra prima antologia fatta di autori, di testi di autori solo casalnovesi. Da lì siamo poi giunti al premio letterario, sarà il primo premio letterario della città. Parlavamo del premio letterario Una città che scrive, nato, come diceva Giovanni, con un'antologia di alcuni autori casalnovesi. Poi la cosa è piaciuta così talmente tanto da istituire dopo l'antologia un premio vero e proprio che potete vedere alle mie spalle. Per partecipare www.unacittachescrive.it, lì ci sono tutte le indicazioni dove poter inviare il vostro materiale e sarete ricontattati dalla redazione letteraria, che poi vi dirà alcune cose in merito a questo premio. E a tal proposito dell'antologia di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, io vorrei sul palco Vincenzo Pirozzi alias Lelluccio Magliocca. Buonasera a tutti. Aglio, come stai? Bene, grazie, felice di essere con voi. Grazie Casalnuovo, grazie. Ti presento la mia Casalnuovo. Bella, bella. Mi bella raccomando, gente. Trattala bene. Assolutamente, io tratto bene loro, voi trattate bene me. Lelluccio Magliocca, Vincenzo Pirozzi. Allora, vi reciterò tre poesie che mi hanno inviato, 10 testi tratti da questa antologia. Io vi cercherò di recitarvi tre testi che ho letto accuratamente, quindi ho pensato di recitarvi questi qua. Il primo è segnato, molto forte, non vi leggo nemmeno il titolo perché capirete di cosa si parla, no? E fa: chi vive in da terra di fuoco, vive in da natum, te non mala reta porti un fumo in da casa. Fugarazza tutte sere, pare vivere a Baghdad. Casa brucia tutte cose, dalle gomme ai fusti chimici. È una colpa generale, o c'è assai da camur, casa arricchuto questa munnezza. Insieme a potente imprenditori, qui si muore senza età. Cimitero di nere creature, morte in da chi sto fumo. Chi sto popolo si ribella, insieme ai privati a brava gente. Con un stato che non ci pensa, su combatte chi sto male, che sta accedendo centinaia di cristiani. Ci volesse nato stato più presente, che combattesse veramente chi sto male che sta atterrando in da questi terra. Questa si intitolava La terra dei fuochi. Il secondo pezzo invece è tratto da un racconto che si chiama Io ricordo tutto. Vengo da una città dove il mare era un'illusione, un'assenza costante nei pensieri e nei discorsi. Ricordo che a chiederne a mio padre da bambino l'unica risposta che ottenevo era: e chi l'ha mai visto? Io non so nemmeno se esiste davvero. Ricordo la prima volta che l'ho visto. Ricordo che prima di scorgerne ne seguivo il profumo tra le strade. Ricordo i pori della pelle che si aprivano, il sale che si attaccava alla faccia e i capelli che sublimano la volontà del vento. Poi, dietro un angolo, improvvisamente, apparve maestoso, imponente, aperto, libero, ed io bruciai di vergogna dalle dita dei piedi alla fronte. In quel momento riposi l'orgoglio e mi vestì di umile obbedienza. Capì cosa fosse la privazione, la stessa privazione che indossano le donne di questa terra. L'aspetto indicativo del viso e delle mani la denotano. Una mancanza ancestrale di calcio, proteine e buoni propositi. Sottolinea gli stenti del fitto incarnarsi della membra, in una realtà segnata profondamente dalla penuria di grano e di alberi da frutto. Qui la privazione è salsedine. E poi c'è il terzo pezzo, l'ultimo, manco a farlo apposta, si chiama La fine.
mi incuriosiva questo pezzo perché forse è la prima volta che leggo di qualcuno che scrive parlando della fine, di quello che c'è dopo la fine. Io non so cos'è la fine. Forse toccare l'orizzonte, questa è la fine. Forse la fine è il risveglio dopo un sogno, o un sogno dopo una lunga giornata svegli, e sentirsi sazi dopo aver mangiato un panino e buttare il sacchetto della spazzatura, chiudere la porta, spegnere le luci, dare un giro alla chiave nella toppa. Probabilmente la fine è il compimento di una preghiera, di un verso, di un viaggio, di una guerra, di una cura. Infatti, sarà anche un sigillo, un timbro, una firma, un bacio. Può darsi che la fine sia trovare l'altro calzino, l'altro guanto, il colore adatto, la risposta pertinente, l'amore della tua vita, l'ago nel pagliaio. Io resterei volentieri con voi un altro po', ma ci sono altri grandi artisti. E noi veramente ti terremo con tanto affetto. Facciamo un applauso! Grazie mille.